Non so se l'avete capito, ma la nostra pronunciation del francese lascia un po' a desiderare. Parce que, pourquoi, oh là là. Beh, però so dire un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. Basta, perché poi ripeto dopo in inglese. Col de l'échelle in francese, che sembra un po' il colle della scella. Scella, ascella, ascella, mi prendo la scella. Però, guarda giù. Bello. Si vede sotto tutta Bardonecchia e tutta la valle. È veramente bello, sì. Ti dico la verità, non gli avrei dato 2 euro a guardarlo da Maps. E invece, vedi? Guarda di che roba. Sì, bello. Ah, c'è anche una galleria scavata nella roccia. Beh, ma poi comunque, guarda che strabello l'asfalto, eh. Sì. Cioè, a parte le scale, diciamo, per il resto non c'è una buca. E a parte qualche macchina giù all'inizio del paese, diciamo, che poi si è fermata nel parcheggio da dove immagino partano le passeggiate, qua ha poco traffico. Col delle Shell. Attenzione, galleria non illuminata. Guarda che bello. Bello. Ci stava a tirare la marcia entro la galleria. Così. Giusto per fare un po' di rumore e svegliare gli abitanti della valle. Vabbè. Vabbè, allora, se ti stai svegliando alle 10:30, sei un signore. Quanti abitanti? Beh, Luna, direi che visto che ho acceso la 360 potremmo anche fare qualche ripasso di interno e esterno. Sì. Si affiancano nella foresta. Ma che bello. Bello. L'unica cosa, meno male che ho messo la maglia a maniche lunghe, perché sento che ci sono 21.4, però è bello freschino. Sì. Mi entra l'area nei buchi dei guanti. Vai, Luna, interno! Guardatela, lei, lo zaino che è più grande di lei. Tra l'altro tutto sbuttato verso sinistra, boh, vabbè. Ma di qua? Sinistra, Luna. Ma perché? Ma non lo so, si vede che è stretto male le bratelle, una è più larga, una più stretta e si sposta. Oppure non l'hai agganciato davanti. Beh, no, non l'ho agganciato davanti. Se lo agganci te lo tiene un po' più dritto. Comunque, molto bello. Molto bello, molti alberi. Strada, vabbè, un po' stretta, ma per essere proprio valico di montagna, ci sta. Qua puoi venire in camporella. Qua puoi venire in camporella. Guarda, tutti i posti. Sì, beh, immagino che di sera non ci sia proprio neanche una luce qua. Allora, fai picnic, guarda che bello. Sì, però bello, molto bello. Sembra proprio un posto per famiglie. Esatto, sì. Ah, ecco, Colle della Scella, 1762 metri. Che scemo. Luna, interno! E non si vede, non posso. No, avevo visto da sopra che non arrivava nessuno. Se non te lo dicevo. Beh, una buona alternativa per entrare in Francia comunque. Sì. Magari evitiamo i primi due. Il fauniera lì e la sayonara, ragazzo, come si chiama? No, nel senso che se sei in questa zona qua, il Monginevro è sicuramente più uno stradone, ecco. Sì. Questo è più un passo caratteristico, quello assolutamente da evitare, ma penso che ormai l'abbiano capito dopo aver visto il video, è il Sampeire. Sì, ecco, Sampeire, cioè, evitatelo come la peste. Luna, cosa sono tutte quelle collinette lì, tipo di sassi? Guarda dentro nel campo. Sembrano le tane delle marmotte. Ah, attenzione qua. Attenzione le scale. È comunque l'alveo dove scende il fiume, guarda lì. Ti ho detto, sì, che era lo scolo dell'acqua. Ma quanta acqua viene giù?
non lo so. E comunque, cioè, se non è per quello che si chiama Colle della Scala, non so perché. Può essere, magari qualche fans conosce proprio l'origine del nome e ce lo può scrivere nei commenti sotto il video. Cioè, di altre scale non ho viste. Guarda, assomiglia un po' alla montagna dell'Isoard. Sì. Ma sono cumuli di pietre. Sì, sono cumuli di pietre, ma cioè, avranno un senso. Ok, adesso dobbiamo prendere per Briançon. Luna Colombo ha la freccia accesa e lo vedo dallo specchietto. E vabbè, mi piacciono le luci di Natale. Bene, siamo in territorio francese. A tout à l'heure. Au revoir. Je suis Madame Pompidou. Quella comunque ancora non l'ho capita, dice sui Madame Pompidou. Madame Pompidou. Ma cosa c'entrava? Non lo so, comunque mi ha fatto ridere quando l'hai detto. La temperatura è scesa, adesso 19.9. Wow, che bello. Guarda, secondo me settembre è il mese più bello per fare il moto. E luglio. Mamma eroe. Flashback. Ma guarda questi. No, sta male. End of flashback. Occhio che arriva giù un furgone. Sì, no, deve girare questa, quindi devo fermarmi per forza. Non so cosa sia questo coso, ma è veramente vecchio. Allora, sto passando sul ponticello. Seguo la strada. Sì, sì. Cos'è che è veramente vecchio? Questo affare qua davanti, che non so cosa sia. Mi sembra un tre ruote. E fa anche una puzza incredibile. E la madonna. Non capisco se ha tre o quattro ruote. Ne ha quattro. Sta pesantemente contribuendo al cancro che mi verrà ai polmoni. Madonna, è una Citroën degli anni 30. Ma va? Ma sì, ma è vecchia. 30-40, è vecchissima. Cioè poi boh, nel senso che ci sono quelle persone che apposta comprano le cose d'epoca o vecchie perché piace. E gli amanti dell'antiquariato? Sì, a me invece mi fanno proprio cagare. Cioè, scusa, perché dobbiamo tornare indietro? Andiamo avanti. Tutte le comodità che posso avere su una macchina nuova non ce l'avrò mai su una macchina vecchia. Ma perché c'è chi dice la macchina mi serve solo per guidare, non per mettere Spotify. Sì, ho capito, ma se non posso neanche caricare il telefono. Cioè, ma banalmente, ma spesso fai viaggi che non sai le strade, il navigo, boh, non lo so, sì. Cioè, che poi magari, cioè, nel senso, puoi avere la macchina vecchia, va bene, ma tipo per i giri così della domenica. Magari vai a fare qualche raduno con, che ne so io, qualche macchina d'epoca è divertente così. Briançon, pensavo fosse più vicino Briançon in realtà, dava 17 km. Le Rosier. Non so se l'avete capito, ma la nostra pronunciation del francese lascia un po' a desiderare. Parce que, pourquoi, oh là là. Beh, però so dire un, deux, trois, tarari, comme si, comme ça. Basta, perché poi ripeto dopo in inglese. Stop. C'è uno stop, Beh, io continuo ad andare dritto. Non ci sono cartelli, quindi. Ci arriveremo a Briançon. Ah, sì. La temperatura non si sta alzando, 22 gradi, sempre bello freschino. Beh, temperatura più o meno ideale. Bene fans, siamo finalmente in vista di Briançon, perché quello è il forte di non mi ricordo il nome, ma sostanzialmente... Ma guarda che ce ne sono altri, ce n'è uno, due, tre, quattro. Sì sì, è tutta una zona molto fortificata, quella che porta dalla Francia all'Italia, e sarebbe anche bello andare a visitarlo sinceramente. E questa è la strada che arriva giù a Briançon. Briançon? Siamo arrivati a Briançon. Anche questa statale qua... Molto bella. Sì, sì, non è male, soprattutto le curve. Sì. La Madonna, cos'è, il Vespa Club? Raduno delle Vespe. Ah sì, Che belle. Ok, mo dobbiamo azzeccare la strada da Briançon per andare a il Galibier. Tous les directions, sì, di là. Facciamo un tour de direction che non si sbaglia mai.
Ok, destra. Col de l'autore. Tac, strada beccata al primo colpo senza fatica. Io vorrei andare a Grenoble a conoscere i Backyard Mountains. Te l'ho detto, dovremmo fare 5 giorni in giro per la Francia. Almeno riusciamo a vedere bene. Cioè, per dire, vai anche a Grenoble 3 ore, parcheggi la moto, ti fai un giro e vedi com'è. È che così in 2 giorni l'unica cosa che puoi fare è stare col culo sulla moto e macinare chilometri. Ma tutta questa zona qua è veramente spettacolare. Tutta nelle montagne. E soprattutto i limiti su queste strade qua sono di 90. Cioè c'è della gente che va veramente forte. Pazzesco. Veramente pazzesco.